C'è nelle forze armate russe un unico, nel suo genere battaglione di miniere speciali, che si chiama Phoenix. Sono persone che minano le posizioni nemiche per via aerea, strade di approvvigionamento, logistica. Ma oltre ai droni, che svolgono il proprio lavoro di minamento, ci sono naturalmente anche mezzi di attacco. Questi sono normali droni, FPV e aerei, di questo tipo. FPV. I droni FPV sono controllati esattamente allo stesso modo dei soliti FPV, ma volano molto più lontano e rappresentano una minaccia molto più grande per il nemico. Ecco, infatti, questo battaglione è già arrivato nella zona dell'operazione antiterroristica nella regione di Kursk e sta già infliggendo perdite al nemico. Prima di tutto devo colpire i mezzi pesanti, in ogni caso carri armati pesanti e cannoni semoventi. Tutto ciò che i nostri ragazzi e coloro che volano con i droni ordinari non riescono a raggiungere, se parliamo di obiettivi non specifici di questa direzione. Ma in generale bene. C'era qualcosa di interessante, di appetibile lì a Belgorod, giusto? Sì, certo. Principalmente erano PVD, cioè questa carica abbatte tranquillamente le case. Qui ci sono molti dettagli che non si trovano in un drone. Cioè nel drone hai la spinta dell'elicottero e tu... Niente nel drone è come in un elicottero dove controlli tutto con le mani e la potenza dei motori. Qui devi capire fisica e geometria, conoscere le condizioni meteo, distinguere i colori dei campi e dei boschetti e sapere il flusso di ognuno. Devi capire la termica, la turbolenza e la convergenza dei cicloni, proprio come nella grande aviazione, cioè devi comprenderlo e parasse saperlo, no? Da dove provengono queste conoscenze? Beh, 16 anni di sport da modella. Oh, incredibile! Sport da modella in questo campo? Beh, un po', certo, non in questo argomento, Gah. Ma ogni dettaglio sembra uguale, tutto è molto vicino. Hai mai gareggiato come civile? Sì. Sono campione d'Europa, 3 volte campione di Russia. Al campionato europeo ho ottenuto il titolo di maestro sportivo. Su cosa volavate su questi aerei? Anche tutti radiocomandati. Una classe di combattimento aereo. Volano 6 equipaggi, rincorrendosi dietro nastri. Un po' più tranquillo di adesso. Hai servito nella base in Tagikistan? Sì, nella base 201. Ho servito lì 1 anno e mezzo. E proprio alla fine del contratto sono riuscito a trasferirmi. Mia moglie era incinta, quindi mi sono trasferito per questo motivo. Ho servito per 1 mese e poi ci hanno portati agli addestramenti. E poi, durante gli addestramenti, abbiamo ricevuto l'ordine di entrare proprio nel territorio dell'Ucraina. Da qui è iniziata la mia lotta. Beh, abbiamo partecipato agli assalti. Cioè, non senza piloti? No, non ero originariamente UAV. All'inizio, per 2 mesi, ho partecipato solo ad assalti. E poi mi hanno dato un Mavic 2. Qui ho iniziato a mostrare un po' di quello che so fare. Ho combattuto, ho ricevuto ferite. E ho deciso di tornare al ministero, ma al ministero già con la mia specializzazione. Unità UAV. E così mi sono ritrovato nel battaglione Fenice. Un grande grazie al nostro comandante che mi ha accolto sotto la sua forte ala. Molto molto grato a lui per tutto ciò che sta succedendo adesso e per il modo in cui dirige il battaglione. Uno squaletto così carino, qui è pulito.